nell'Italia. Sono ancora gasatissimo dal fatto che devo uscire dalla bicicletta, veramente. E, giustamente, una volta che uno sputa sudore, impara un sacco di skill e dice ok, ho il mio bellissimo render, voglio mostrarlo al mondo, come faccio? Perché una volta bastava caricarlo su Facebook o su Instagram e poteva essere che esplodeva e diventare conosciuti, mentre adesso invece bisogna sudare 7 camicie solo per farsi vedere da poche persone. Siamo qui per questo, quindi come farsi conoscere online nel 2024? Ovvero, con la mia esperienza da, diciamo, di artist, comunque divulgatore, sono un attimo le mani in pasta sui vari social, quindi sono un attimo sperimentando anch'io diverse tecniche, diverse robe, e quindi devo capire, ok, questo qua. Quello su, cioè, i social in generale girano sul concetto di valore, quindi in base al valore che voi portate pubblicando una cosa che avete fatto, quindi giustamente voi partite dicendo ho fatto una cosa bella, la voglio pubblicare perché voglio vedere se effettivamente piace anche al mondo, alle altre persone, quindi se effettivamente piace alle persone e se magari qualcuno ha anche idea, posso anche lavorare, magari lo vede qualcuno e dice riesce a fare questo prodotto per me? Bene, il valore si divide in... Allora, i concetti che vedremo qui sono super semplificati, proprio per cercare di esporli nella maniera più veloce possibile e semplice, perciò non uccidetemi se dico voi. Praticamente ho riassunto il valore che potete portare con i vostri contenuti in due categorie, in tutorial o intrattenimento. Tutorial si intende, ad esempio, come faccio io, come fa Francesco, quindi portare un contenuto che effettivamente porta un valore istantaneo a chi lo guarda, tipo, non so, come fare una cosa in Blender. Quello lì è un tipo di contenuto di tutorial, ops. Intrattenimento, invece, quando ad esempio facciamo una bicicletta super figa, la pubblichiamo e diciamo, ok, quella cosa lì genera emozioni, quindi stiamo puntando a un intrattenimento come tipologia di valore che portiamo all'utente. Scusa. Certo. Ma queste sono le categorie di YouTube? No. Cioè, i social, come funzionano i social media in generale. Dopo andremo più nello specifico su perché certi social rispetto ad altri, dove è meglio, tra virgolette, investire le nostre energie, perché giustamente aprirsi 80 account differenti per non è, diciamo, la strategia, comunque l'approccio più corretto. Una volta c'era Facebook per dire, adesso ce ne sono 800.000. Ok, diciamo, i tutorial, come abbiamo appena detto, si basano nel portare valore allo spettatore con informazioni o tecniche. Invece l'intrattenimento portando emozioni, che possono essere appunto stupore, come con la bicicletta, o tante altre emozioni. Ok, l'algoritmo, questa parola che fa paura, che adesso sempre più viene usata e sta spopolando, quindi come effettivamente funzionano i social? Quindi abbiamo capito che la base da cui partiamo è portare valore, quindi noi portiamo valore al pubblico in qualche maniera. Come possiamo come si dice, capire effettivamente il processo che avviene sui vari social media? Ovvero, noi tendiamo a dare, giustamente, più importanza all'artista. Cioè, noi siamo artisti, pubblichiamo la nostra opera e ci diamo l'importanza. Quindi, se noi riceviamo tanti like, iniziamo a dire ok, però magari mi sono impegnato per fare questa cosa, quindi è un bel render. Magari un esperto neanche me lo considera come un bel render. Ma perché allora sui social non lo vedono le persone? Perché l'algoritmo non me lo spinge, cioè non lo fa vedere effettivamente a un pubblico più ampio? Questo purtroppo è un po' la spada di Damocle, un difetto, diciamo, che hanno i social, ovvero il fatto che favoriscono il pubblico. Mentre una volta era molto più facile, proprio perché i social si basavano sul fatto metti like, condividi, allora porta avanti questa cascata, adesso invece sempre più si basa sull'interesse del pubblico. Quindi, e questo è il motivo per cui sempre più troviamo magari post che diventano virali, magari di una qualità inferiore, quando invece magari noi che facciamo un render di qualità maggiore non viene spinto nella stessa maniera. Quindi notiamo questa situazione di imparità, chiamiamola così. Quello che vi consiglio di fare in generale, cioè, nel senso, l'algoritmo si è voluto a un livello tale in cui magari a primo impatto potrà sembrare che i vostri video, i vostri render non vengano mostrati a un pubblico più ampio. Il problema è che l'algoritmo adesso studia, cioè deve trovare effettivamente il pubblico a cui proporre i vostri contenuti. Quindi quello che vi consiglio di fare
non è tanto magari continuare a pubblicare sullo stesso profilo, ma quello magari di creare un nuovo profilo da zero, che può far paura, perché dice magari in 7 anni che sto facendo questa cosa qui, sono raggiunto magari 700 follower, 500 follower, che sia, fa paura a dire perché devo rinunciare da zero per pubblicare su un nuovo profilo dove magari 3 anni nessuno guarderà i miei contenuti. Sembra far paura, ma in realtà è esattamente come funziona l'algoritmo, perché uso anche questo, esattamente come funziona l'algoritmo in questo momento. Dovete dare del tempo all'algoritmo per trovare il vostro pubblico. Purtroppo i 700 follower che avete adesso potrebbe essere che magari sono conoscenti che vi seguono per farvi... Esatto, è quello il problema. Magari sono persone che conoscete, che vi seguono perché vi conoscono, però ovviamente non gli interessa il loro contenuto. Quindi magari giustamente il social dice, ok, tizio è seguito da queste persone, quindi propone il vostro contenuto a un vostro parente, un vostro amico. Magari questo qui dice, ok, magari metto like veloce, oppure neanche lo guardo proprio perché è mio amico, lo seguo, però non è che ho interesse in quello che fa. Questa cosa purtroppo danneggia un sacco il vostro profilo. Di conseguenza, questa è, diciamo, una cosa importante da tenere in considerazione, che purtroppo se ne parla ancora poco come tipologia di concetto. Quindi, domanda clou: quale social scegliere quando diventa inizio? Ce ne sono veramente tantissimi. Diciamo, dipende, ovviamente. Dipende se state cercando popolarità o lavoro, perché in base a... potrebbe essere anche entrambi, ovviamente. Quel discorso che vi dicevo prima, che ho semplificato molti concetti che in realtà si intrecciano anche fra di loro. Se cercate popolarità, sicuramente, adesso le approfondiremo un po' meglio, i social migliori sono al momento TikTok, Instagram e Facebook. Se invece cercate lavoro, i social migliori sono ArtStation, Behance e LinkedIn. Non suoniamo un po' meglio questa questione, nel senso, non è che dite, ok, voglio fare 3 diversi di lavoro, quindi dice, ok, vado su ArtStation, Behance, LinkedIn e basta. Va benissimo coltivare, o comunque aprire magari un profilo Instagram o Facebook, proprio perché dovete scegliere voi la vostra combinazione per dire, adesso viene usato, una volta Instagram non si usava tanto, ma adesso si usa tanto per il portfolio, nel senso, una volta era più facile mettere un post a caso su Instagram e magari farsi conoscere, quindi diventare, tra virgolette, virali. Adesso è molto più difficile, e quindi specialmente si tende a utilizzarlo più per il portfolio, a essere sincero, cioè, in base alle ricerche che ho fatto, quindi prendete con le pinze tutti questi dati, perché sono della mia esperienza personale, non sono dati scientifici fatti su campioni troppo ampi, diciamo, comunque queste sono delle mie esperienze personali dal confronto che ho avuto con altri artisti che sono in questa industria. In particolare, snoccioliamo un attimino velocemente i singoli social, ovvero TikTok, adesso lo sentirete in tutte le salse possibili, immaginabili, è sicuramente il social media del momento, e in particolare qui è ancora probabile che potete diventare virali, tra virgolette, se avete fortuna. Mentre una volta bastava magari pubblicare una foto su Facebook, poi per un grande periodo di anni è stato Instagram, in cui magari pubblicate delle foto e a un certo punto del botto esplodevate e dicete, ok, sta arrivando un sacco di gente. Adesso il social che non è ancora saturo, o comunque ormai lo sta diventando, però è ancora fattibile, è TikTok. Purtroppo TikTok spinge principalmente i contenuti video. Quindi se pubblicate render statici, poi ovviamente entra tutto il discorso dei trend, che è una roba... non esiste, diciamo, da starci dietro, però tendenzialmente su TikTok è più facile se pubblicate magari un video, soprattutto un work in progress del vostro render, che magari avete il render finale, pubblicate prima un breve video in cui fate vedere la scena di Blender, perché funzionano i video, anche magari vi verranno nella home, perché funzionano i video in cui vi mostrano la scena di Blender e poi vi mostrano il render finale, mentre una volta basta pubblicare il render finale ed era molto più efficace. Questo perché si crea un arco di, come si dice, non mi viene il termine in italiano, dillo in giapponese. In giapponese, capito tutti, no? Praticamente si crea, andate a creare dell'interesse nello spettatore che dice, ok, sto vedendo una scena di Blender, uso Blender, mi interessa Blender, quindi siete subito pam, attirati da quel post. Poi dite, ok, noto dei dettagli, però come sarà la render finale? Quindi create un'aspettativa nello spettatore che lo porta a guardare quel contenuto fino alla fine. Se una persona guarda il vostro contenuto fino alla fine, l'algoritmo ve lo premia e dice, ok, magari allora inizio a spingere magari qualche altra persona in più, e avanti così è cascata. Quindi prendete con le pinze questo dato, proprio perché questo è il trend che funziona di più al momento. Potrebbe essere che da qui a un mese cambia, quindi magari c'è cambiare le cose, però tendenzialmente questo era il concetto che volevo far passare. YouTube?
YouTube, hai ragione, sono YouTuber e non ho messo la mia categoria, ma scusatemi. YouTube è molto interessante perché l'ho visto fare da un collega, si può usare anche per lavoro, perché adesso, soprattutto sempre più, che stanno entrando a gamba tesa le intelligenze artificiali, viene premiato a livello lavorativo, almeno quello che sto notando io, il raccontare il work in progress, cioè raccontare come siete arrivati a ottenere un determinato risultato, perché purtroppo c'è da dire sempre più l'intelligenza artificiale riusciranno a fare quello che facciamo noi in meno cose possibili, però quello che ci fa, tra virgolette, prevalere il termine sbagliato, però ci darà un po' di più potere, diciamo così, a livello artistico, a livello commerciale, sarà proprio il valore aggiunto che noi umani possiamo dare, quindi come possiamo creare interesse in un'immagine che noi ci stiamo, non so, 2 anni a farla e un computer sta a 10 secondi, raccontando come siamo arrivati a raggiungere quell'obiettivo, quindi ispirando magari altre persone oppure un potenziale cliente dicendo mi piace come lavora questa persona, quindi potrebbe essere in grado a prendere la mia idea, a modellarla e portare a un risultato finale. Quindi secondo me viene valorizzato sempre di più il work in progress, quindi come noi professionisti o artisti che siamo arriviamo ad ottenere un determinato risultato. Questa cosa si può fare con YouTube, perché quindi possiamo fare un video che racconta come si è arrivati a un determinato obiettivo. Behance, lo sto scoprendo da poco, e viene usato parecchio a livello lavorativo, soprattutto per noi magari 3D artist, proprio per raccontare i nostri progetti, quindi sia lavorativi che appunto personali, quindi come, da dove partiamo, quindi le nostre reference, come strutturiamo il nostro workflow lavorativo fino ad arrivare al prodotto finale. Poi abbiamo... c'è una biforcazione fra ArtStation e LinkedIn. Come su LinkedIn è più facile che troviate lavori istituzionali, quindi magari un'azienda che produce un prodotto vuole fare magari la sponsorizzato, comunque vuole fare una pubblicità, un'animazione 3D, allora lì potrebbe essere che li trovano. Se invece siete più artisti dal punto di vista più verso il videogioco, più verso il concept artist, allora ArtStation è ancora, soprattutto a livello internazionale, italiano non lo so questo sinceramente, a livello internazionale è molto riconosciuto per appunto caricare il proprio portfolio. Anche lì ha più valore caricare sì magari il render ben confezionato, ma anche magari qualche foto da altre inquadrature, oppure magari della topologia di un modello, se è un modello molto complesso. Quindi cercate di raccontare un po' il vostro prodotto, quindi quello che fate. Questa cosa qui, soprattutto a livello lavorativo, ha un sacco di valore, quindi non sottovalutatelo. Grazie per l'attenzione. Ancora un po' di tempo, la presentazione era volutamente così, diciamo, breve per lasciare un attimino di spazio, proprio perché, come vi ho accennato, i dati che ho preso sono derivati da me e dalle mie analisi, quindi volevo anche chiedervi a voi, in base alle vostre esperienze, se vi ritrovate in queste, diciamo, punti, oppure avete qualche spunto, avete qualche anche critica, proprio nel senso, avete qualche idea, qualche aggiunta che anche gli altri potrebbero beneficiare da... Ma che ne pensi della questione orizzontalità verso verticalità, però su questa fronte qua? Cioè, sulla base di spingo verticalmente su una cosa, oppure magari spazio un po'? Allora, intendi dal punto di vista lavorativo o... Lavorativo, sì. Allora, lavorativo sicuramente c'è da capire l'esigenza del cliente, nel senso... anch'io, non so come dire... Bisogna chiarire fin da subito, quando parte un progetto, se quello che noi stiamo creando in 3D andrà solo sui social media, oppure andrà magari stampato, andrà sul sito web. Comunque, qual è effettivamente lo scopo finale del progetto? Infatti adesso anche a me personalmente chiedono sempre più contenuti verticali da pubblicare sui social, perché la moda del momento, sponsorizzarsi sui social, cioè comunque ha senso, come roba. Però capita spesso magari che ti dicono, ok, voglio lo stesso contenuto da pubblicare sui social, ma anche da mettere sul sito web. Sul sito web, se c'è qualche design, non lo so, mettere un contenuto verticale su desktop, magari, soprattutto in copertina, non funziona. Ma io non intendevo orizzontale e verticale letteralmente. Cioè, io intendevo più dal punto di vista di skill. Cioè, nel senso, magari metti che io so fare questo, questo e questo. Ok. Faccio tutto, però magari sì. Significa che tu magari vedi il mio contenuto X, Y, Z, ok? Tu vedi sì, X. Ho capito, sì, capito. Però magari poi invece faccio anche Y, cioè in questo senso. Sì, allora, su quel punto di vista lì, penso come tanti di voi, siamo curiosi, quindi ci piace sperimentare, ci piace
non so come dire, acquisire sempre nuove skill. Di conseguenza anche io in 3 anni che ho partita IVA ho notato un sacco di differenza. I primi 2 anni dicevo faccio tutto, cioè per dirvi io sono montatore video, 3D artist, pilota droni FPV se vi interessasse, per dire, no? Quindi ho mettevo tutte le mie competenze possibili, immaginabili, dicendo ti posso produrre il contenuto che ti serve ad hoc, perché so fare tutto tra virgolette. Questa cosa qui, per quanto sia stimolante per noi, quindi il fatto di imparare cose nuove, purtroppo a livello lavorativo ci danneggia. Effettivamente, nell'ultimo anno, così dice, costruendo la mia immagine, diciamo, sui social, sempre più verso render di prodotti, animazioni di prodotti, ho notato come arrivano persone interessate di più. Poi magari ci sta il fatto di proporgli la cosa del tipo, la roba che hai fatto prima era pazzesca, quindi Archibits per dirti, però poi magari gli dici faccio Archibits, però magari faccio anche animazione, ti interessa l'animazione 3D, quindi magari prepararsi già uno showreel o comunque qualche progetto, un insieme di progetti di un'altra vostra specialità, però sì, vi consiglio anche, cioè anche io di proprio essere verticale il più possibile, anche a livello di immagine social, che è molto difficile. Anch'io, Andrea Altran, dal punto di vista lavorativo, fa tutorial dal punto di vista di tutorial di Blender su YouTube, che poi anche lì è interessante perché di tutto, suo... devo essere sincero, sto notando come soprattutto recentemente mi sono arrivati un paio di clienti dai tutorial di YouTube, che dicevo io voglio proprio separare le due cose perché avevo paura che mi non so come dire, un po' mi svalutasse il fatto di fare tutorial, perché dicevo magari vedono che spiego cose in maniera semplificata, dicono ok, magari non è un vero professionista super bravo per la roba lì. In realtà alla fine ho scoperto che ti dà più valore, nel senso, come roba. Però effettivamente, rovescio della medaglia, invece io faccio sia 3D che motion design. Avevo fatto lo showreel unito, non funzionava, diviso le due cose, funziona molto di più. Cioè, sta roba qui è veramente pazzesca. Cioè, è la stessa persona, faccio le stesse cose, se le rappresenti come una roba verticale funziona meglio rispetto a dire faccio tutto come cosa. Quello okay. Così. Grazie. Grazie a te per la domanda. Altra domanda? Investire tempo in un sito personale, normalmente. Sì, ma non troppo tempo, che vuol dire tutto, non dire niente. Anch'io ho iniziato a fare un sito lunghissimo, super dettagliato. Funziona a primo approccio per darti più professionalità. Quindi se tu hai un sito web, se c'hai di me, con scritto info@andrealtran.com, a primo acchito ti dà una luce professionale. Però poi, una volta che installi il rapporto, non è più così fondamentale. Cioè, proprio come portfolio intendo. Più se non ce l'hai. Esatto, cioè, ha più senso. Possiamo andare un attimo sul sito, tipo www.andrealtran.com, per dire. No. Anche a me, ho fatto 800.000 test, l'ho mandato a 800.000 colleghi, mi hanno sempre detto, piuttosto che fare un sito incasinato, che ti danneggia, perché se metti troppe robe a caso risulti meno professionale, anche quello è assurdo, piuttosto fai un sito web, compri un dominio, ci metti il tuo showreel, dici mi chiamo Andrea Tran, faccio questo, e funziona. Cioè ti dà comunque più professionalità rispetto a non avere un sito con 2A o una... Funziona meglio, scusami, sì, con 2A. Scritto bene, sì. Sì, questo lo posso dire pure io con Blender Italia in generale. Noi Blender Italia abbiamo tutte le piattaforme, abbiamo un sito complicatissimo, eccetera. Dovrebbe essere in base ai contenuti che noi andiamo a inserire nel sito, nei social, eccetera, dovrebbe essere il numero uno in assoluto in tutto il mondo, dovrebbe coprire l'impossibile. In realtà ranka, non è un problema per noi perché noi non lo facciamo per cose, noi interessa avere i contenitori, dare questi contenitori alle persone, però obiettivamente io mi trovo con quello che dice lui, cioè paradossalmente rispetto a quanta roba c'è dentro non hai un riscontro. Quindi sicuramente vincono i contenuti minimalisti, ma che puntino a quella cosa, che possa essere lo showreel in generale o comunque l'attrattiva del momento, ecco, tipo se comincio a parlare di AI suppongo che comincio a scalare la vetta, no? Perché il discorso del momento, esattamente. Ok, qui non parte questo video perché era un video automatico, ci sta, devo andare a aggiustare questa cosa, stavo pensando che effettivamente ci sono persone che bloccano i video automatici sul sito. No, ci sta la parola. Quindi anche lì era proprio per avere impatto un video che partiva, non è partito, ops. No, è anche una questione di tempo che il cliente ti dà, dedica al tuo contenuto, nel senso che ormai è abituato a
Sì, clicca e viaggia. Click mentre viaggia. Prima il sito internet, ma io per primo me li seguivo, li scrutavo in ogni angolo, adesso la gente vuole semplicemente essere visitata su un social perché il device con cui lo guarda non esatto. è un comodamento. Esatto, quel device, PC, PC cioè, io sono su un tablet, guardo di Anster, devo vedere la velocità. Esatto. Infatti cioè, è una roba di facciata, nel senso uno sì. magari lo metti nella firma dell'email esatto. che fa figo, no? Ci metti la fotina, ci metti il link del tuo sito web, neanche te lo aprono, neanche, perché se vai a vedere poi l'analisi di effettivamente chi ti apre il sito web, non te lo aprono, sono dei link che rimandano esatto. alla pagina Instagram. Sì, o... c'è da fare uno studio sui colori, c'è da fare uno studio sui contenuti. Esatto, quindi se non siete, esatto, siete dei designer, fate semplicemente una pagina bianca, cosa fate in meno parole possibili? Un link per l'email, magari appunto lo showreel se volete caricarlo per far vedere visivamente quello che fate perché è importantissimo il nostro sono lavoro. Sono importantissimi. E sì, questo è il mio consiglio. Poi magari, non so, Andrea, 26 anni, in questa data vi dico queste cose, fra un anno dico no, ero uno scemo, ero un'altra cosa. Non si sa mai. Però quello sì. Va bene oggi così, assolutamente. Bene. Bene, possiamo grazie. Ah, forse la domanda, Valerio. Scusa. No, stavo partendo le botte. No. Visto che parlo di algoritmo, quanto dal tuo punto di vista, la tua esperienza, la costanza, la pianificazione di contenuti premia rispetto invece ad un andamento un po' più a picchi, nel senso faccio un contenuto solido, ma pubblico magari una volta ogni due mesi. Allora, YouTube è ancora per me l'unico social che ti premia la costanza. Sì, la costanza, ma anche più di vita nel tempo. Sì. Cioè, tipo se effettivamente pubblichi anche un video all'anno o comunque un video al mese su YouTube, è più facile che ti funzioni, comunque che prima o poi ti parta. Ovviamente, più contenuti hai, non appena ti parte un video, se vende gli altri 10 da fargli consigliare all'utente che è interessato, è più facile che sia coinvolto e si iscriva, diciamo. Però tendenzialmente YouTube non penalizza molto il rateo di pubblicazione. Gli altri social, effettivamente sì, pubblicare costantemente ti aiuta, quindi magari vi consiglio di preparatevi 30 post che pubblicate uno al giorno, poi magari siete fermi per 2-3 mesi, però non è un problema, però quando volete magari provare a spingere un po' di più, chiamiamola così, provate a programmarvi tipo un post al giorno per una settimana, per 30 giorni e pubblicate consecutivi. Quello è un problema. Anche se mi pare, scusami Andrea, anche se voi andate a vedere i social, come si sono evoluti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, d'accordo? Anche Facebook vi mette in prima impressione i video, no? E quanti di noi poi cliccano sul primo video e rimangono mezz'ora, 40 minuti, un'ora a vedere un video dietro l'altro sempre più scemi? Poi magari ti rendi conto che hai solo perso tempo, però lo fai, non dico ogni giorno, ma quasi, perché hai quei 2 minuti liberi e stai lì a guardare video di tutti i tipi. Tra questi video potenzialmente potrebbe capitare anche il vostro, no? Esattamente, esattamente. Non ci abbiamo un gatto. Non so perché sono scemo. Fin da bambino ho sempre avuto un naso, non ho mai avuto. L'applauso ad Andrea, dai.